Nell'ambito biathlon, settimana europea dello sport, la conclusione di stamane è stata interamente dedicata al basket in carrozzina, per la prima volta disputato ad un campo in gomma riciclata, ricavata da pneumatici fuori uso. Il triangolare liberi di includere ha coinvolto le rappresentative super team Libertas Perugia, NPC Rieti Storica Realtà e Società Sportiva Lazio Basket in carrozzina. Ascoltiamo adesso i pensieri di Roberto Scagnoli della squadra di Rieti. Io ho iniziato veramente lontano 2002-2003, ho giocato con il Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Vedete, è stata la mia attività dopo tanti anni, dopo l'incidente stradale. E niente, ho conosciuto questo sport, ho fatto anche scherma in carrozzina, ho fatto tiro con l'arco, però questo è uno sport che mi piace, mi gratifica. Dovrei smettere perché l'età è quella che è, non ce la faccio, perché è una cosa che lo sport mi dà carica, mi dà tanto. Qualcuno quando mi vede giocare mi dice: quando giochi cambi faccia. E questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché mi dà una carica non indifferente. A prescindere, io lo dico sempre, ragazzi, si vince e si perde, quello, cioè io voglio sempre vincere, quello è proprio sicuro, io parto per vincere. Però calcolate che vorrei insegnare ai ragazzi che venendo dal rugby la cosa fondamentale è lo spirito di squadra, lo spirito dello sport e arrivare all'obiettivo seguendo determinati obiettivi e determinate cose. Dico sempre a tutti, l'ho detto anche prima in panchina, tu devi giocare, devi fare quello che l'allenatore ti dice, in questo caso sono io. Poi il gesto tecnico, il tiro, il canestro, se viene, è una cosa tecnica che ce l'hai o non ce l'hai, puoi impararlo e l'allenatore te lo può insegnare, ma quella è una cosa secondaria. Se tu riesci a mettere in pratica quello che ti dice l'allenatore, hai già fatto bingo, cioè già sei arrivato a metà dell'opera e la partita già l'hai vinta. Giusto, stupenda iniziativa, è tutto per lo sport, grazie della cortese attenzione, buon proseguimento.